C'è qualcosa di inesprimibile nello stile italiano. È un misto di bellezza ed artificio, di ragione e sentimento, di cose possibili ed impossibili. È in questo stile che sta tutta la nostra storia, la nostra creatività e la nostra immaginazione, perché ogni paesaggio in Italia è gioia ed esperienza dei sensi. È una bellezza che riempie gli occhi e l'anima, perché è la qualità della vita ad avere valore. C'è qualcosa che non si riesce a raccontare con le parole, perché si coglie solo nell'esperienza. Gioia di vivere e leggerezza dei pensieri. Ebbene ragazzi, queste sono le fantastiche parole che Yves Neuberger ha voluto dedicare al nostro paese, alla nostra cara Italia. Lei, un naso tedesco che circa 30 anni fa è venuto in Italia, l'ha un po' esplorata e ha deciso di dedicare ben 4 fragranze al bel paese. E si è talmente tanto innamorata del nostro paese che ha sposato perfino un italiano. E da lì è nata tutta una storia fino ad arrivare alle fragranze. Sto parlando di 24. 24 appunto come la sua data di nascita, il 24 giugno. Ma scopriamo insieme questo marchio e le sue fragranze. Ma innanzitutto ragazzi, bentornati. Sono Alexander di Ti Trasporto Parfum. Benvenuti nel mio canale. Vi invito, qualora non siate iscritti, ad iscrivervi, perché arriveranno tantissime altre fragranze estive e alcune le vediamo già oggi. Con cosa? Beh, con questo brand. Ecco qui, ve lo racconto in sintesi. Ha voluto dedicare 3 fragranze in primis al tricolore della nostra bandiera, verde, bianco e rosso. Verde, una fragranza ispirata al lago di Como. Bianco, una fragranza ispirata al mare. Un bergamotto fresco, pulito, che rimane insistentemente su pelle, dedicata appunto al mare, al sud Italia, di quando lei giocava fin da bambina sulle nostre spiagge italiane e crescendo sentiva il rumore delle nostre onde e i bambini giocare sulla spiaggia. E poi rosso, dedicato alle più belle colline italiane, ovvero quelle toscane. La quarta fragranza mi onora, perché da Emiliano non posso che ringraziarla. Vorrei una fragranza dedicata alla Motor Valley, terra appunto di motori, di passione, di precisione. Beh, noi emiliani sotto questo punto di vista siamo fatti così. E qui appunto per voi ho le 3 fragranze che ritengo più estive. Partiamo subito con Vorrei. Cos'è Vorrei? Vorrei è una menta alla benzina. Appunto questa fragranza dedicata all'Emilia, alla Motor Valley. Si sente appunto all'apertura questa benzina mentolata, per poi passare dal gelsomino, si sentono i fiori, e poi su pelle si sente il latte, si addolcisce leggermente e diventa veramente favolosa. Prende un'evoluzione molto molto dolce, però sempre con quel mentolato misto benzina che personalmente adoro. È azzeccatissima per questa terra, la mia terra, e vi garantisco che non è assolutamente una fragranza sporca, anzi, rimane molto pulita su pelle, rimane fiorita, e io la ritengo senz'altro un primaverile. Forse in estate è un po' un azzardo, ma alla fine le nostre macchine, la nostra Motor Valley, è un azzardo che ha sempre funzionato, perché appunto parte questo mentolato freddo che raffresca la pelle. Io personalmente la porterei tranquillamente, ma proseguiamo con Bianco. Bianco, come dicevo, è una fragranza dedicata al sud Italia, a quel fantastico sole, alle onde, al mare, al calore della gente. Beh, qua si sente tutta la passione del sud Italia. Parte agrumato, il bergamotto di Calabria misto al limone. Si sente veramente tanto, è un connubio perfetto e su pelle veramente dà una tonalità molto molto fresca. Ma non dura tantissimo l'agrumato, perché poi parte la magnolia, la gardenia, parte il fiorito, che su pelle diventa quasi una coccola estiva.
e la persistenza è dettata dal patchouli, dall'ambra che nelle note finali racchiudono questa fragranza e la fanno veramente sembrare un connubio perfetto in una nota olfattiva molto molto particolare. Una fragranza che mi è piaciuta tantissimo. E poi proseguiamo con la mia fragranza preferita di 24, ovvero lei. Verde. Un viaggio sul lago di Como. Immaginate di essere sul lago di Como, le note acquatiche, il bergamotto, per poi proseguire col giglio, il fiore di sale, il legno di sandalo. A me personalmente questa fragranza mi ha fatto impazzire, è veramente fantastica, sentitela su pelle perché evolve molto molto bene. Non sono assolutamente profumi sporchi, ma sono profumi unici, si riconoscono assolutamente. Vanno un po' capite all'inizio, ma quando li capirete, vi assicuro che non potete assolutamente tornare indietro. Veramente adorabile. E lui e Bianco, la fragranza dedicata a Sud Italia, per me sono assolutamente due stivi molto particolari. Se cercate due stivi non molto freschi, ma molto particolari, perché comunque loro sono freschi, sì, però è quel fresco giusto, non è quel fresco marino che appunto lo portate su pelle e lo sentite fresco tutto il giorno. È un fresco che c'è, si fa veramente sentire, però non è assolutamente quel fresco che scema, anzi, rimane su pelle veramente persistente per ore. Non a caso sono dei parfum. Però se appunto la maggior parte dei marini e dei profumi agrumati dopo un po' vanno scemando a livello olfattivo, qua invece avrete una bella persistenza. Dureranno veramente tantissimo su pelle e avrete sempre un bellissimo profumo da portare in giro. E poi l'ultima fragranza, ma non per importanza, una fragranza veramente favolosa, però che non ritengo appunto una fragranza estiva, ma più mezza stagionale e quasi invernale, è Rosso. Una fragranza dedicata alle colline secondo me più belle d'Italia, ovvero lei, la Toscana. Rosso parte con delle bacche rosse, del cardamomo e del cumino, quindi è una fragranza molto molto speziata e particolare. Le spezie poi proseguono con del chiodo di garofano, un legno di sandalo che rimane molto molto speziato e poi fiorisce leggermente, quindi diventa leggermente più dolce con un fiorito molto particolare. In primis a spiccare è il gelsomino e il bergamotto e il cedro che rendono tutto più rotondo. Ebbene, io queste fragranze le ho trovate molto delicate e molto veramente particolari, quindi vi consiglio di sentirle. Ringrazio Yves Neuberger per questa dedica al nostro paese, veramente un messaggio molto molto importante. Qua si sente appunto la passione di un naso, la passione di andare oltre, ed è veramente una cosa apprezzatissima. Il prezzo di queste fragranze è 189 euro, sono Eau de Parfum e sono 50 ml. E vi ho portato appunto questo video per farvi conoscere degli estivi del 2023 molto unici e ricercati. Queste fragranze me le ha gentilmente fatte provare Profumix di Modena, vi lascio appunto il link in descrizione. Io vi consiglio ovviamente, qualora le troviate, di sentirle bene a modo prima di acquistarle. Sentitele su pelle perché hanno veramente una bella evoluzione. Non vi farei mai fare un blend buy proprio perché ve le voglio far provare. Ovviamente sono fragranze che non si trovano tantissimo nelle profumerie, però ricercatele perché veramente ne vale la pena. Io ragazzi vi lascio appunto tutti i link qua sotto. Sono Alexander, iscrivetevi al canale perché è veramente fondamentale per proseguire questo progetto insieme a voi. E vi lascio un saluto profumato. Alla prossima. Ciao ragazzi.